Ciao ragazzi, io sono Falco Nero, oggi sono qua insieme a Elisa, Ciao. come ogni domenica per il video di cazzeggio della domenica mattina. E oggi, su suggerimento di Walter, che ringraziamo, siamo impegnati con qualcosa che ha a che fare con la cucina. Abbiamo tre test molto rapidi, tre quiz, e iniziamo con quanto conosci le ricette tradizionali italiane. Allora, qua mi entri in gioco tu, perché io mangio e basta. Non cucino, e di conseguenza, questo è sulle ricette tradizionali. Iniziamo. Ben consci che faremo innervosire parecchia gente Ma oggi. non è detto. Deluderemo regioni su Ma regioni, non è gente di detto. ogni città e provenienza. Allora, le Fa bene a farlo. tagliatelle all'uovo con il classico ragù di carne sono un primo piatto tipico della cucina emiliana o toscana? Emiliana. Emiliana. Giusto, Oh, bello, mi piace quando dicono. ok. Quale tra questi ingredienti non è compreso nella ricetta della caponata? La caponate! La caponata mi è pesante, Non hai che compreso, penso finocchio. quindi il fin sì, è troppo poco pesante. Brava! Nella pasta al tartufo di Norcia si usa l'aglio o la cipolla? L'aglio o la cipolla? Io credo l'aglio. No! La cipolla, mi sa. Tu Direi aglio. diresti aglio, ci fidiamo dell'aglio. Giusto? Oh, stai in drago a fare sta roba. Quale tra questi ingredienti non è presente nella ricetta dei Mamma ravioli di mia. carne genovesi? Borragine, carciofi. Quale da queste non è I presente? carciofi. Sì. No! Sì! Giusto. No, pensavo che era il ripieno, scusa. I pici all'aglione sono una ricetta tipica della tradizione contadina umbra o toscana? I pici, mi sa toscana. I pici. I Dici? pici, sembra una cosa tosca, i pici. Siamo scherzi. Toscana. Bravo. Giusto! Da cosa sono formati gli arrosticini abruzzesi? Carne di ovino o carne di bovino? Ovino. Sì. Questa. La so! Quale tra questi ingredienti non è presente nella ricetta della pasta al pesto genovese? Patate o cipolle? Cipolle. Sono bravo anch'io oggi. La bombetta è un secondo piatto tipico della cucina siciliana oppure... Ah, bombetta in Sicilia non credo, avrebbe un nome molto più rustico e saporito se fosse siciliano, secondo me, Però è anche il nome del cappello che si usa in Sicilia. eh. Ah, bombetta. No. Perché? Oggi abbiamo un argomento che ti evita figuracce, Giusto, no? giusto, giusto. A bombetta in Sicilia, amore, la coppola semmai. Bombette. Tipi la. A bombette! La tipica cosa. Poi Diciamo pugliese, dai. magari è siciliano e vado a sotterrarmi. No, pugliese, vedi che. Quale formaggio viene utilizzato negli spaghetti alla carbonara? Vabbè, Pecorino. parmigiano. Parmigiano, quale pecorino? Nella La carbonara. carbonara, amore. Sei La sicuro? carbonara. La carbo amore, la carbonara! Non ci vado sempre sul parmigiano. Noi, perché è più leggero! Ma sei sicuro? Amore! Ma te che romana sei? Scusa, la carbonara è. Tacci, taccia, la prego! La prego, taccia! Gli gnocchi alla romana sono fatti di patate, sì o no? Sì, ma quale Ma io semolino? ricordo che semolino, comunque te voglio dare retta. Vergogna! Vergogna! La carbonara col parmigiano! E magari ci metti anche la pancetta, ci metti! No, non ci. Vabbè. Esperto! Vabbè, ne abbiamo sbagliate Complimenti, due. conosci una. Una. No! Grazie a me una. Vergogna! Saresti un bravo chef? Allora, andiamo. Qual è la spezia utilizzata per il goulash? Paprika? Me sa. No. Il cacciucco è un piatto tradizionale di... L'hanno fatto gli americani questa. Il cacciucco. Genovese. Piatto tradizionale... Il cacciucco... Ma a me mi pare di Livorno. Genovese? Il famoso cacciucco di Genova. Vogliamo farci prendere... Vabbè. Secondo me ci stiamo facendo, stiamo esponendo. Le vongole si lasciano spurgare in acqua calda, acqua tiepida o acqua fredda? Acqua fredda.
Che io sappia, acqua fredda. Lei che dice? Tiepida. Ci diamo un tono con l'acqua tiepida. E come la mantieni tiepida per ore? Appunto. Stai lì a... Come la mantieni fredda? Con quale liquore Passare. Si prepara il babà? No, un rum. Con rum. Quale formaggio non deve mancare nella pasta alla gricia? Il pecorino romano, il parmigiano reggiano, il grana padano. Allora, la pasta alla gricia dovrebbe essere col parmigiano. No, è il pecorino pure qua. La tutto pasta... pecorino. Beh, se sono ricette romane, il parmigiano reggiano non c'è. Scia miseria. Qual è l'ingrediente principale della salsa per il filetto alla Wolof? Sembra una cosa per... Penso panna. Per gente che mette l'ananas sulla pizza, per cui... La panna. Cosa si aggiunge all'olio caldo per avere un fritto croccante? Il sale. Limone. Il limone. Come si riconosce un uovo fresco? Immergendolo nell'acqua fredda sta sul fondo, immergendolo nell'acqua fredda sale a galla, immergendolo nell'acqua fredda si crepa il guscio. La prima. Qual è il miglior tipo di riso per un risotto? Il carnaroli. Questo lo so per i miei anni a Milano. Nella preparazione di un sugo, quando va aggiunto il basilico? A fine cottura, giusto? Lo diventa nero. Uno chef provetto! Vabbè, ho capito, ma... Sì, ma voglio sapere che ho sbagliato. Io voglio fare quello. Il 47% degli utenti ha ottenuto... Ma io voglio sapere quanto ho fatto. Parlate, maledetti. Niente, non ce lo dicono. Non lo so. Ditecelo voi. Ricette regionali, quante ne conosci? Aia. Olive all'ascolana. Marche. Buone. Giusto. Mondeghili. Mondeghili. Piemonte. Non ho mai sentito nei miei anni a Milano. No, sbagliato, era Lombardia, appunto. Trofi al pesto. Liguria. Piadina. Veneta. Ma che Romagna. Cazzo non la dici? Gnocco fritto. Gnocco fritto, io non lo so, sto prendendo tempo. Gnocco fritto. Penso toscana. Lo gnocco fritto in Toscana, che hanno una cucina tutta leggera, raffinata. Emilia. Sì, questo. Bagna cauda. Lombardia. A Bagna cauda? Penso sia Piemonte. Cannariculi. Sicilia. No. Sai che sono in dubbio fra... È Calabria. Ma anche la Puglia. No, non è un nome pugliese. Calabria. A Calabria. Proviamo. Giusto. Gubana. Friuli. Ma che è la Gubana? Un dolce, penso. Giusto. Zuppa di ortiche. Abruzzo e Molise. No, è Umbria, mi sa. Mai te mangiato. Proprio... No, era Abruzzo e Molise. Cardone. Che è? Non so. Bello. Metti Puglia. Puglia. Sbagliato, era dalla campagna. Bene. Siamo un po' delle 7 su 10. Ma non è che pure prima c'era scritto... Però se non dice quali, tanto. Già. Bene, ragazzi, direi che non è andata malaccio, onestamente. Però scusa, quanto conosci? Quello è carino, però sei un tipo dolce o salato? Sei un tipo dolce, cioè dobbiamo chiudere con la minchiata. Dai. Va bene. Allora, chiudiamo con la minchiata. Un tuo spuntino ideale. Scopriamo se siamo dolci o salati. Bene. Dica. Un gelato. Io mi chiamo fuori. Io gelato. Quando sei triste, cosa preferisci mangiare? Nutella, pane, burro e marmellata o pasta alla carbonara? Io quando sono triste non mangio. Facciamo quando sono felice. Quando sono felice mangio. Non ti hanno chiesto quando sei felice. Non ti puoi fare i quiz come ti pare. Pane, burro e marmellata. Bene. Passando davanti ad una pasticceria, preferisco arrivare alla prossima panetteria. Mi fermo a guardare la vetrina, non posso fare a meno di entrare. La seconda. Mi fermo a guardare la vetrina.
Non posso entrare al ristorante. Senza glutine. Non sei senza glutine, no, tu? Al ristorante non rinuncio mai al dessert. Cerco di assaggiare più piatti. Faccio il bis di lasagne. Qua è tosta, E beh, poi insomma, può determinare il tuo futuro. Scoprire. Il tuo... Quindi. Facciamola prima. Non rinuncio mai al dessert. La pietanze salate non mi attirano molto. Mi piacciono, le adoro. Beh, comunque non si capisce cos'è che determina il. Chissà. Mi piacciono. I dolci. Dopo un po' mi danno la nausea. Mi piacciono soprattutto quando sono giù. Non ne potrei fare a meno. Ma perché lo mando adesso? Quindi? L'ultima. Il tuo peccato di gola. Pizza con salsiccia. Salsiccia e gorgonzola. Una coppa ricca di gelato. Una brioche colma di Nutella. L'ultimo. Se vede che te sta per venire il ciclo comunque. Da che tipo di cibo ti senti più attratta? Da quelli morbidi e cremosi? Da assaporare piano? Da quelli da sgranocchiare? L'ultimo, da sgranocchiare. Quanto ti reputi golosa? Moltissimo. Ma quindi è un'autodeterminazione. Cioè, è l'autodeterminazione. Cioè, questo è... Cioè, tipo i vaccini a scuola adesso. Per quell'inutile cosa del... L'ho fatto vaccinare anche se stai perculando il mondo intero. Bene. Aia, adesso abbiamo toccato i Novax. Dunque, quindi moltissimo. Il tuo primo appuntamento ideale, una merenda insieme, un pranzo in riva al mare, una cena di un ristorante chic. La prima. Come infatti stavo rispondendo io. Bene, sei un tipo dolce, adori tutto quello che ha a che fare con la crema, la pasta sfoglia e il cioccolato. La tua colazione ideale è a base di biscotti e adori sgranocchiare delle merendine a tutte le ore del giorno. Sei insieme al 19% degli sfigati. Bene, direi che dopo questa possiamo eclissarci fino a domenica prossima. Ciao ragazzi. Ciao.